grazie a Benedetto Marco Malvaldi. Bolle di sapone è una delizia. Lo leggi col sorriso sulle labbra. Ritrovi i personaggi, i nostri vecchietti, che avevano perso un po' di smalto, ma il lockdown gliel'ha ridato tutto. E non era facile parlare di lockdown, eh? Ho letto tantissime cose, ma difficilmente si sfugge a toni apocalittici o di resistenza o estremamente drammatici o grevemente comici. E invece no, i nostri vecchietti sono rimasti uguali a loro stessi, sempre la battuta pronta, sempre la voglia di impicciarsi. E i loro dialoghi, nei dialoghi soprattutto, sta la bellezza del romanzo, almeno della prima parte, in cui si trovano tutti quanti a vivere le situazioni comuni a chiunque di noi non abbia avuto un dramma e quindi abbia visto soltanto con un fastidio queste convivenze forzate con i genitori, con i parenti che ti diventano sempre più pesanti, la difficoltà nell'incontrarsi, la resistenza all'idea di trasferirsi tutti nella second life. I nostri vecchietti ce la fanno e proprio mentre stai lì e sorridi e magari la testa un po' inclinata, arriva Malvaldi e ti infila due dita nell'occhio, ponendoti di fronte alla realtà triste di chi è stato veramente peggio di noi. E tu stai là nelle ingiustizie, delle condizioni lavorative di molti di oggi, l'incertezza, il precariato, la mancanza di fondi, e il sorriso ti passa assolutamente dalla te. Però poi basta leggere l'epilogo per ritrovarne un pochino. È veramente un romanzo piacevole. L'ho letto con grande gioia.